Dice, sono qua! Presto, diamoci da fare! Lucidiamo il suo stemma, rendiamolo più luminoso dei raggi del sole, quando è bel tempo. Oh, così, al momento di usarlo, quando la battaglia è in furia, abbaglierà la vista alle schiere nemiche. Eccolo in piedi, l'eroe forte e fortunato, bello come un re, guerriero formidabile. Marte, non si azzardi a paragonare le sue imprese con le tue. Alludi forse a Fracassonide, quell'individuo che ho salvato nei campi pidocchiosici? Tu, con un sol soffio, ne hai disperso le legioni, come il vento fa con le foglie. Ma questa impresa non è nulla. Perbacco, proprio niente. Tu non l'hai mai compiuta. C'è solo un motivo per cui sto con lui. L'insalatina col formaggio che si mangia a casa sua è maledettamente buona. E quell'elefante in India? Come hai fatto, con un colpo solo, a fracassargli un braccio? Una zampa! L'avevo colpito distrattamente! Dobbiamo riempirci le orecchie con le frottole che si inventa questo fanfarone e dire di sì, signore, se non vogliamo che i denti ci si allunghino a forza di digiunare. 150 in cilicia! 100 in scizia! Avanti, Tonia! 30 sardesi! 60 maceroni! Sono gli uomini uccisi da te! In un sol giorno! E in totale quanto fa? 7.000! Bravo, continua così e da mangiare ne avrai in continuazione! E in Cappadocia, se la spada non perdeva il filo, ne avresti eliminati 500 in un colpo solo! Ma erano soldatucoli, li ho risparmiati! I birra con l'inizio ne disse solo uno! I birra con l'inizio non è meglio nessuno! Bellezza. Le tue imprese ineguagliabili. Tutte le donne spasimano d'amore per te. Non hanno torto, sei così bello. Ma è Achille? Mi diceva uno. Ma no, è suo fratello. Per questo è tanto bello e distinto. Fortunate le donne che vanno a letto con lui. Ah, che guaio! Essere troppo bello! Un sacco di donnine si sono fatte venire la bocca storta a furia di adescarlo con i baci. Sono moleste, pregano, intrigano, implorano di poterti vedere. Ma così non potresti occuparti dei tuoi affari. A proposito, ho deciso di dedicare la giornata di oggi al servizio del re. E allora sbrighiamoci! Guardie, seguitemi! Fanfarone! Il titolo della commedia! Ah. Efeso! Eh? Efeso, la città in cui ci troviamo! Ah. Fanfarone, svergognato! Non conosce altro che menzogne adultere! Ascoltate la mia storia! Ad Atene, il mio padrone era un uomo bravissimo, innamorato di una donna che lo ricambiava. Un giorno il mio padrone fu inviato per una faccenda di stato lontano. Allora il fanfarone, il nostro fanfarone, comincia a ronzare intorno all'amante del mio padrone. Ronza di qua, ronza di là. Sta di fatto che un giorno la prende, la imbarca su una nave e la porta qui. Allora io che cosa faccio? Prendo e parto nel tentativo di ragguagliare il mio padrone, ma ahimè la mia nave viene catturata dai pirati e il predone che mi aveva catturato mi regala, indovinate a chi? Al soldato, al fanfarone, che mi conduce qui ad Efeso. Ebbene, a casa del soldato chi ti vedo? Filocomasia, la ragazza d'Atene, l'amante del mio padrone. In gran segreto mi racconta che desidera fuggirsene da quella casa, che ama la follia il mio padrone e che non ha mai odiato nessuno come quel fanfaronaccio. Allora io prendo e scrivo e cerco di convincere in tutti i modi il mio padrone a raggiungerci qui il prima possibile. E lui è venuto. Alloggia qui a casa del nostro vicino Periplectomeno, che ci consiglia e ci aiuta. Pensate, il soldato ha assegnato alla sua concubina una stanza in cui nessuno, a parte lui, può mettere piede. Ebbene, io ho forato una parete di quella stanza, in modo da consentire, così, l'accesso furtivo della ragazza da qui a casa del vicino, così che i due innamorati finalmente possano incontrarsi. Perduti! Siamo perduti! Perduti! Dai, dai.
per il pertorio. Come siamo perduti? Poco fa il nostro intrigo è stato scoperto. Il nostro intrigo? Quale intrigo? Poco fa uno dei servi di Pirgo Polinice ha visto dal tetto in casa mia, inseguendo la scimmia, Filocomaso e mio ospite, che si baciava. Poveretto me! Dover morire per una bestiaccia che non vale un soldo! Chiama raccolti i pensieri, studia l'espediente ad escogitare contro quel furbastro del collega. L'ha vista baciarsi, d'accordo, ora deve convincersi che non ha visto quello che ha visto. Guardate come si è messa a pensare con la fronte corrugata. Si batte ritmicamente il petto con le dita, che voglia chiamare fuori il cuore. Si batte con forza la coscia sinistra, con le dita della destra tiene i conti. Fatica a trovare il da farsi. Ha trovato! Ha fatto scoccare le dita! Scuote la testa, il rimedio non gli piace. Si è tirato su ritto, sorregge il mento come una colonna. Ma sbrigati! Ma sveglia! Ma non farti sorprendere dal sonno! Il nemico in casa! Raduna tutti i mezzi che hai! Affrettati! Previeni l'avversario! Ai nemici, tagli i rifornimenti! La faccenda è urgente! Scola e scogita, forza! Filocomasia ha una sorella gemella. Questa sorella è giunta da Atene con il suo amante e ora sono alloggiati presso di te. Ottimo! Meraviglioso! Un applauso per questa cosa. Ma bisogna avvertire della cosa anche Filocomasia. Perché non si sbagli se il soldato dovesse interrogarla. È un inganno molto sottile, ma se il soldato volesse vederla assieme? Non è in casa. È fuori festeggio. Sta dormendo. Si sta truccando. È nella vasca da bagno. Sta mangiando. Sta bevendo. Ha da fare, non ha tempo, non può. Torniamo. Ragazzi, sono i mercenari di Pirgo Polinice. Torniamo al lavoro. Torniamo a investigare. Torniamo a investigare. Ignorate l'ultimo fattaccio che è successo qui in casa. Non possiamo proprio rinunciare a dirvelo! Quando siamo i soli a conoscere un segreto, non riusciamo proprio a tenercelo! Oggi stavo inseguendo sul tetto della casa accanto una scimmia! Bella questa! Tre bestioni che inseguono una bestia! E proprio per caso ho gettato un'occhiata dal lucernario in casa del vicino! E lì vedo Filocomasia! Che si sta baciando con un altro! Un ragazzo mai visto prima! Questa storia non mettetela in giro tanto alla leggera! Rischiate una brutta fine! Se non la piantate di dire sciocchezze, siete doppiamente spacciati! Perché doppiamente? Doppiamente? Se la vostra accusa contro Filocomasia risulta falsa, siete rovinati! Se invece per caso risultasse vera, siete rovinati! Lo stesso! Perché eravate voi i custodi della ragazza. Io non so cosa ci capiterà, ma di sicuro so che cosa ho visto. Ancora adesso è qui, in casa del vicino. Come? In casa del vicino? Proprio in casa. Guarda tu stesso. Ma non è in casa nostra? Vado e torno. E noi ti aspettiamo qui. Ah, le faremo la posta a quella giumenta mentre se ne torna alla stalla dal pascolo. Ma c'è al mondo qualcuno di più scellerato di voi? Ma perché non me li fate cavare via quegli occhi con cui avete visto quello che non è mai accaduto? Ma come non è mai accaduto? Mai accaduto? Accaduto. Filocomasia, che voi dicevate di aver visto in casa del vicino abbracciare e sbaciucchiare uno sconosciuto, è qui, in casa. Come in casa? In casa. Come in casa? Proprio in casa. Ah, nessuno mi distoglierà dal credere che la ragazza sia in casa del vicino. Ah, rimarremo piantati qui davanti per evitare che quella approfitti di un nostro momento di distrazione e se la fili via. Dunque, voi sostenete che la donna del nostro padrone è in questa casa? Ah! Proprio lì dentro! Ci baciamo con un estraneo! Ma sapete bene che da casa nostra lì non esiste alcun passaggio? Lo sappiamo! E neanche un terrazzo o un giardino. Lo sappiamo! Quindi, se io ve la mostro proprio mentre esce di qui, ve la meritate o no una scarica di legnate? Sì, ce la meritiamo. Allora, chi è questa donna? La concubina del padrone, Filocomasia. E voi, mascalzoni,
Sostenete di avermi vista nella casa del vicino mentre baciavo qualcuno? Sì, proprio così. Voi avete visto me? Precisamente, con questi occhi. Ve li caveranno, credo. Vedono più di quello che c'è da vedere. Come ha fatto questa donna a passare da là a qui? E in casa nostra non c'è né un terrazzo né un giardino e nemmeno una finestra senza sbarre. Eppure io ti ho vista là dentro. Ma allora non mentiva il mio sogno. Ma che cosa hai sognato? Ero piena di gioia per l'arrivo della mia... La sorella! Sorella gemella con un suo spasimante. Ma mi pareva che a casa sua mi si accusasse di aver baciato un giovane forestiero. Forestiero? Giovane? Mentre era stata lei... La sua gemella! A baciare il suo amichetto. Nel sogno la si accusava poverina, a torto, di questa colpa. Proprio come ora fate voi tre. Questa storia la devi raccontare al soldato! Credo di averla combinata grossa. Un formicolio lungo tutta la schiena. Lo sapete di essere morti, vero? Arrivo al punto di credere di non aver visto quello che pensavo di aver visto. Se questa faccenda arriva all'orecchio del padrone, siete spacciati. Non l'ho vista. Non l'ho vista. Anche se l'ho vista. Per poco, con questa stupidaggine, ci rovinavate tutti! E tutte! La donna uscita ora di qua è o non è Filocomasia? La concubina del padrone! Ehi tu! Che genere di interessi hai in questa casa? Ehi, parlo con te, brutta svergognata! Viziosa! Che girondoli attorno ai vicini! Ma con chi ti credi di parlare? Come con chi? Come con chi? Come con chi? Ma non ci conosci? No! Voglio andare in fondo alla faccenda. Ah, e capire se siamo noi o siamo degli altri. Attenta, vai cercando guai, Filocomasia. Ma perché mi chiami con un nome che non è il mio? Io mi chiamo Giustina. Ingiustina, vuoi dire? Perché fai ingiustizia al mio padrone. Io? Ma se sono arrivata ieri sera a Efeso da Atene con il mio amante per cercare la mia sorella gemella. Ah, sei una furbastra! Ti abbiamo cotto in flagrante! Lasciatemi! Bravi che vi siete lasciati sfuggire la concubina del nostro padrone! Ma ti è sembrata lei? È lei sicuramente! Ti romperò dentro subito! Se trovo qualcuno che la baci, io lo scanno! Vado a prendere la... Vai! La spara non serve più! Come? Come non serve più? Cosa? Filocomasia è in casa! Come in casa? In casa? Come? In casa? Oh, ho paura che abbiate combinato un guaio, ragazzi! Mi cresce la paura! Siete stati voi? Pendali da forca, qui, davanti a casa mia, a schernire la mia ospite? Oh, sommi dai, siamo morti! Soltanto perché siete dei mercenari, ritenete lecita qualunque vostra azione? Ma quella là non è quella là, è questa qui, non è questa qui! La tua è così simile alla nostra! Forse addirittura è la nostra. Va pure dentro, lo saprai subito. Siamo autorizzati? Ve l'ordino. E guardatela pure con calma. Oh, sommi dai! Non credo che gli dei possano fabbricare una creatura così simile! Anzi, identica! E che però non è la stessa! E ora rientrate nella vostra casa e guardate se c'è la vostra di donna. Ottima idea! Andiamo e torniamo in un attimo. Filocomasia è in casa! Le hai viste o no tutte e due? Le ho viste! Oh, perdono! Non l'ho fatto per cattiveria! Madonna, davanti non apriremo più becco neanche su cose di cui siamo certissimi! Per questa volta vi perdono. Madonna, in avanti non dovete vedere neppure quello che vedete. E ora andate! I dei te ne rendano merito! Me la filo via di qui! E mi nascondo per un po'. Grazie, tu ti impegni in ogni modo per aiutare me innamorato. Mi dispiace di caricarti tutti questi fastidi, ora che sei... Ma cosa blebbra peraltro? Ti sembro un cadavere sul catafalco? Ti sembro così decrepito? Nel ballo poi, neppure un funambolo è flessibile come me. Però mi dispiace di costarti tanto denaro. Ah, quello che si spende per un amico è un guadagno. È denaro sborsato inutilmente, invece, quello che si spende per una moglie indegna.
sarebbe una cosa ben gradita, trovarla da qualche parte, una buona moglie. Ma dovrei trovarne una che non dica mai le parole. Maritino mio, comprami della lana, così ti faccio un mantello morbido e caldo, in modo che tu quest'inverno non abbia freddo. Frasi del genere non escono dalla bocca di una moglie. Dovrei sposarne una che mi svegli prima del gallo canti per dirmi: marito mio, dammi dei soldi per un presente alla mamma, per le calende. Marito mio, dammi dei soldi per dei dolci. Marito mio, dammi dei soldi per la maga delle feste di Minerva, per l'indovina, per l'interprete dei sogni, per la profetessa. Sarebbe un peccato non dare nulla a chi il destino lo legge nelle sopracciglia. E poi è inevitabile un'elargizione alla modista. E la stiratrice, se non riceve nulla, si indigna. L'ostetrica si è lamentata con me perché le abbiamo dato poco. E che? Vuoi dimenticarti della baglia? Callate quei piccoli schiavi. Alla larga da mogli sempre pronta a propinarmi simili discorsi. Un uomo come te, capace di rendersi utile agli amici, merita di vivere a lungo. Gli dèi dovrebbero concedere una lunga esistenza alle persone amabili e troncarla presto ai perfidi e ai furfanti. Così i malvagi sarebbero di meno e non commetterebbero con tanta temerarietà i loro misfatti. Proprio per questo noi due abbiamo organizzato un bel raggiro per rapare a zero quel cappellone del soldato e per offrire la possibilità al nostro innamorato qui di portarsi via Filocomasia e di tenersela. Voglio sentire il vostro progetto. Allora, il nostro padrone afferma che tutte le donne di Efeso gli corrano dietro spontaneamente. Bene, noi avremmo bisogno di lei e anche di un ancello. Io. La prima deve fingere di essere tua moglie e distruggersi per il soldato. Proprio per questo ha preso il tuo anello. Ha preso il tuo anello e l'ha consegnato alla sua schiava preferita, la quale a sua volta l'ha dato a me. E io lo consegnerò al soldato. Quante faccende scompigli! Ma quanti tranelli mette in moto! Oggi, se le nostre truppe saranno ben schierate, riusciremo a sottrarre la concubina al soldato. Se c'è da compiere una perfidia o da mettere su un imbroglio a una donna, viene una memoria prodigiosa, assoluta. Se invece deve agire con bontà e lealtà, allora tutto a un tratto perde la memoria, non riesce più a ricordare. Nessuna donna ha cuore, perché non può averne. Che bestie le donne hanno a che fare con gente peggiore di loro. Ma tu conosci il nostro padrone, il soldato? Ma che domande! Vuoi che non conosca quell'essere odioso a tutti? Quel fanfarone tutto riccioli, quel donnaiolo profumato? Ma lui non conosce te, vero? No, non mi ha mai vista. Come potrebbe conoscermi? Tu consegnami il tuo uomo e statene tranquillo. Lo porteremo qui, ben imbottito di frottole, allora. Ma Filocomasia collabora? Con intelligenza e astuzia. Beh, allora il successo è garantito. Una volta messe insieme le nostre singole malizie, in quanto a perfidia, non siamo seconda a nessuno. Oggi ho inviato al re Seleuco i miei mercenari perché difendano i confini del regno. Io mi riposo. Vada agli affari tuoi piuttosto che a quelli di Seleuco, padrone. Grazie a me ti si presenta un'occasione unica ed irripetibile. Parlami dunque, le mie orecchie si abbandonano incondizionatamente alle tue parole. Guarda che non ci sia qualcuno in caccia dei nostri discorsi. Abbiamo l'incarico di trattare questa faccenda con la massima segretezza. E non c'è nessuno. Prima di tutto, ricevi da me questo pegno d'amore. Da dove viene? No, no, donna stupenda, che spasima per la tua bellissima bellezza. È l'unica bellezza degna del tuo fascino. Caspita, allora deve essere proprio bella. Ma parlami di lei, è vedova o è sposata? Tutte e due. Vedova e sposata insieme, non mi pare possibile. E invece sì, perché la moglie del vecchio periplectomeno. Splendido. Muore d'amore per te e lo detesta, sogna di piantarlo. Offrile il mezzo, la possibilità di farlo. Ma è una cosa reciproca, lo voglio anch'io se è lei che lo vuole. Però di Filocomasia cosa me ne faccio? L'altra può andarsene dove le pare. Tra l'altro, sono appena giunte da Atene, qui ad Efeso, la madre e la sorella gemella, che la stanno cercando per riportarla a casa. Questa è un'ottima occasione. Però, se nel frattempo l'altra cambia idea... Oh. No, è impossibile. No. Per lei tu rappresenti la luce dei suoi occhi. Venere mi ama. Ma, aspetta,
Attenzione! Arrivano le ancelle, quelle che mi hanno consegnato l'anello da dare a te. Non vedi come fruga con gli occhi e drizza le orecchie? Si sta preparando la caccia. Qui davanti a casa è già predisposto il circo. Stiamoci nascosti a sentire. Il cuore della mia padrona, poveretta, palpita d'amore per Virgo Polinice, ma io non riesco a trovarlo. Il soldato, quest'uomo così bello e così pieno di fascino, dov'è? Magari riuscisse a incontrare la persona che la mia padrona mi ha mandato a cercare, ma dove sarà? Anche in attesa della padrona le sue piccole ancelle mi garbano alquanto. No! Padrone, fa come se non ti interessasse. Vai, fagli credere che la tua padrona si struga per lui. Ho capito. Loda la sua bellezza, il suo aspetto. Stai tranquillo. Evoca le sue imprese gloriose. Sono molto abile. E io? Devo starmene qui bello e glorioso inutilmente come sono? Cosa ti sta dicendo la ragazza? La ragazza dice che è la sua padrona? Si lamenta, si tortura, si distrugge. Perché le manchi? Perché ne sei necessario? Perciò mi ha mandato qui da te. Ha mandato me? Ci ha mandate. Padrone, fa ancora finta che non ti interessi nulla. Donne, se volete qualcosa, avvicinatevi. Salute, bellezza. Mi ha chiamato col mio soprannome. Che gli dei esaudiscano tutti i tuoi desideri. Trascorrere con te l'intera esistenza. Ora chiedete troppo. Non parlo di me. Né di me. Né di me. Ma della nostra padrona. Che si consuma d'amore. Per te. Tante altre cariche dello stesso desiderio e non possono appagarlo. Non c'è da stupirsi, per Dio, se fai il famoso. Sei così bello e glorioso. Ma lo vedi, questa nullità come si gonfia? Signore, sono state mandate dalla donna di cui ti parlavo prima. Sono tante a ronzarmi intorno, non posso certo ricordarmi di tutte. Quale? Ma quella che si sguarnisce le dita per adornarne le tue. L'anello che porti è di una donna che ha gloria di te. Ti desidera, ora vivo unicamente per te. Se non le presti soccorso, si darà la disperazione. Sei bello, salva lei che è bella, conquistatore di città. Ci vuole un talento d'oro! Ci vuole un talento d'oro! Se questo ferro non si offre quanto del compenso, non darà mai il suo seme a nessuna donna! Ci vuole un talento d'oro! Un talento d'oro, ragazzi! Un talento d'oro! Un talento d'oro. E anche questo talento... No, meraviglia! Talento? Caro! Eppure la tua padrona di venire di persona. Ora sì, agisci secondo giustizia. Lei ti vuole, tu la vuoi. Cara la mia donna, voi non avete idea di quale onore io stia rendendo alla vostra padrona. Ma lo sappiamo bene e glielo riferiremo. Avrebbe potuto vendere ad un'altra i suoi servigi e a peso d'oro. Su questo ti crediamo davvero. Dalle donne fecondate da lui nascono guerrieri di prim'ordine. E i suoi figli vivono 800 anni. Anzi, vivono 1000 anni, secolo dietro secolo. Ma povera me, quanto camperà lui se i suoi figli campano così a lungo? Cara la mia donna, io sono nato il giorno dopo di Giove. Un giorno prima e sarebbe lui il signore del cielo. Basta, ce ne andiamo e torneremo con la nostra padrona. Eravamo venute qui per lei. E desideri qualcosa? Solamente non essere più bello di quanto già sono. Va bene, ce ne andiamo. E adesso mi spieghi come faccio io a portare in casa la nuova se prima non mi sbarazzo di quella vecchia? Potresti dirle che sono appena arrivate da Atene, la madre e la sorella gemella, e che insieme a loro potrebbe tranquillamente andarsene. Come fa a saperlo? Perché le abbiamo viste? Abbiamo visto la sorella, signore. E com'è, merita? Tu vuoi proprio tutto, padrone. E la madre? Il pilota della nave ha detto che è a bordo, a letto, con gli occhi gonfi e infiammati. Il pilota invece ha preso alloggio qui vicino, in casa di Periplectomeno. Va bene, vai tu a parlare con Filocomasia. Perché io? Beh, scusa, potresti dirle che devi sposarti, che i tuoi ti ci costringono. Potrebbe andare. O la porti fuori tu con le buone, o la butto io con le cattive! No, non è il caso! I regali che le hai fatto
se li prenda, se li tenga, se li porti tutti via! Non è il caso che vi lasciate con le cattive! È quello che mi auguro, per Dio! Secondo me, la terrai facilmente! La vicenda ormai si sta avviando a buon fine. Avete cominciato bene, continuate a collaborare anche ora. Il soldato è rientrato per dire alla propria amante di lasciarlo e di tornarsene ad Atene con la sorella e la madre. Per di più, purché se ne vada, le regala i gioielli e le vesti di cui l'aveva a suo tempo fornita. Ma allora è tutto facile. Lei non desidera altro e anche lui è d'accordo. Quando dal fondo di un pozzo sei risalito fino all'orlo, proprio allora è lì il momento più pericoloso di ricadere giù. Adesso il nostro intrigo è arrivato sull'orlo del pozzo. Proprio allora è lì il momento più pericoloso di ricadere giù. Adesso il nostro intrigo è arrivato sull'orlo del pozzo. Se il soldato comincia a sospettare qualcosa, non riusciremo a combinare niente. Ora più che mai occorre... Caldrezza! Ma vedo che in questo settore c'è materiale a sufficienza. Tra tutti mettiamo assieme tanta astuzia da poter espugnare con l'inganno qualsiasi fortezza. Bene, sai come comportarti? Certamente. Fingerò di tormentarmi per amor suo. Ha capito perfettamente, bravissima. E che per via di codesto amore desidero divorziare da mio marito per sposare lui. Ok, perfetto. Allora, potresti dirgli che la dote l'hai portata in casa tu. Cioè praticamente la casa faceva parte della tua dote, scusa, non mi sono espresso. Dopo il divorzio, tu hai cacciato via tuo marito. Così non avrà paura di mettere piede in casa di un altro. Ho capito perfettamente. Ti basta se faccio un lavoretto talmente pulito che tu non ci trovi nulla da ridire? Va benissimo. Ora tocca a te, padrone. No. Sì. Ficcati in testa delle mie istruzioni. Devo proprio? Sì. Vestito da marinaio. Devi fingere di essere il pilota. Conciato così, cosa devi fare? Sono qui per dire a Filocomasia, a nome della madre, se intende tornare da Atene, che si recchi al più presto al porto assieme a me. E che faccia caricare sulla nave ciò che desidera imbarcare. Se non vuol venire, io partirò lo stesso, perché il vento è a favore. Maestrone! Ma dove diavolo è? Maestrone! Maestrone! Ma mai come oggi mi sono accorto di quanto quella donna mi ami. Ma cosa è successo? Una fatica a persuaderla, quante parole per convincerla. Ma alla fine l'ho spuntata, le ho dato tutto quello che voleva. Le ho dato persino voi due. Anche noi! Ma come faremo a vivere senza di te? Su, su, rassegnati. Sarò io stesso a renderti libero. Mi sono impegnato tanto affinché tu rimanessi in casa con me, ma non ho voluto sentire ragioni. Il fatto di doverti lasciare mi provoca un dolore terribile. Però mi rassicura sapere che grazie a me, ma soprattutto grazie alla tua bellezza, ora avrai una nuova amichetta, della quale ti procurerò presto i favori. Sì, però io non sto più nella pelle. Calma, frena gli stenti. Vai, con stanno arrivando. È giunto il momento. Che da cattive. Diventiamo perfetti. Ma cosa ne dici? Ma sei riuscita a incontrarlo di persona? Non vorrei che il mio desiderio lo infastidisse. Benché siano in molte a concupirlo, lui le disprezza e le allontana tutte. Eccetto che... È di gusti difficili. Non vorrei che quando mi vede, bello e glorioso com'è, scopra che la mia avvenenza non è degna di lui. Se non vorrà sposarmi, mi getterò ai suoi piedi. No! E lo scongiurerò. No! Senti cosa dice? Come deve amarmi? Altrimenti, mi ucciderò. No! Sento di non poter vivere senza di lui. No. Com'è stravolta d'amore per te, la poveretta. Ma è una cosa reciproca. L'uomo che bramo vedere è qui da qualche parte. Ne percepisco il profumo. Questa donna vede meglio col naso che con gli occhi. L'amore l'ha resa cieca. Oh, sorreggimi, ti scongiuro. Ma perché? Sto per cadere. Ma come mai? Non riesco a reggermi in piedi. Il cuore mi viene meno per colpa degli occhi. Ma allora devi aver visto il soldato. Sì. Ma dov'è? Io non lo vedo. Se tu lo amassi,
lo vedresti. Ma tu, signora mia, non l'ami più di quanto lo amerei io se solo me lo consentissi. Le donne appena ti vedono ti amano davvero tutte. Sono nipote di Venere. Che si avvicinino. Non riesci a appiccicare parola. Mentre ti guardava la lingua le si è paralizzata. Succede anche a uomini in armi, non ti sorprendere se succede a una donna. Ma esattamente lei da me, cosa vuole? Che tu vada a vivere a casa sua per trascorrere l'intera esistenza insieme. Io a casa di una donna sposata? Per farmi cogliere in fallo dal marito? Ma no, perché lei, il marito, l'ha cacciata di casa. La casa l'aveva portata in dote lei. Veramente? Ma sì. Allora andate, io vi raggiungerò al più presto. Bada di non farla scendere, per non farla soffrire. Sì, sì, andate, arrivo. Che vedo? Che vedi? C'è un uomo vestito da marinaio che si dirige verso di noi. Ah, se non sapessi che per amore sono state compiute molte canagliate, proverei una certa vergogna a presentarmi qui così conciato per colpa del mio amore. Oh, cosa c'è, giovanotto? Cosa vuoi? Cerco Filocomasia. Vengo da parte di sua madre. Se ha intenzione di partire, si decida. Sta facendo perdere tempo a tutti. Siamo ansiosi di salpare. Ma è tutto già pronto da un pezzo. Va, Palestrione, va a prendere Filocomasia. Vado, padrone. Sì, ma sbrigati, per favore. Ma quando la smetterà di piangere? Non dovrei piangere, sto lasciando il luogo dove ho vissuto i miei giorni più belli. Ma ecco, ecco qui l'uomo che viene da parte di tua madre e di tua sorella. Lo vedo. Salve, Filocomasia. Salve a te. Tua madre e tua sorella mi hanno incaricato di portarti i loro saluti. Grazie, contraccambio. Ti esortano a recarti al porto per poter salpare finché il vento è favorevole. Verrò, anche se malincuore, l'amore filiale. Se questa donna non avesse passato tanto tempo con me, adesso sarebbe una stupida. Dovermi separare da un simile galantuomo, perché tu hai la dote di arricchire di spirito chiunque. Io ero orgogliosa di vivere con te, ma ora lo vedo bene. Bisogna che rinunci a questo lusso. Non piangere. Non riesco a trattenermi. Non mi meraviglio, Filocomasia, che la sua bellezza, le sue maniere, le sue doti hanno vinto il tuo animo. Dal momento che io, uno schiavo, piango al pensiero di poter separare. Ti prego, mi permetteresti di abbracciarti prima di partire? Certamente. Luce dei miei occhi. Oh no, oh, sorreggila perché non si faccia! Cosa sta succedendo, di grazia? La poveretta ha l'idea di lasciarti, si è sentita male. Questi due hanno le teste troppo vicine, marinaio, stacca le tue labbra dalle sue o saranno guai. Cercavo di capire se respirava o no. E allora bastava appoggiare l'orecchio. Ma prima di andarmene, ti saluto un'ultima volta, un'ultima volta. E anche voi, compagni e compagni di Stavtù. Vogliateci bene, anche quando non ci saremo. Su, coraggio, Palestrione. Ahimè, come facciamo a non piangere se dobbiamo lasciarti? Su, rassegnati. Che è successo? Che c'è? Cosa vedo? Oh, luce! Siete rinvenuta finalmente, Filocomasia. Ti ho abbracciato, vi prego, ma che disastro! Ho perso il cervello. Non temere, dolcezza mia. Come serve a dire? Noi ci portiamo appresso tutta questa roba attraverso la città. Qualcuno potrebbe criticarci. Va! Io ho regalato del mio, non mi importa un fico secco di quello che dice la gente. Ah, va bene, allora voi, compagni, andate. Noi due vi raggiungeremo fra poco. Padrone, tu hai sempre creduto altri servi migliori di noi. Eppure noi saremmo restati mille volte più volentieri tuoi schiavi, piuttosto che liberti di un altro. Dai, Palestrione. Dovremmo abituarci alle usanze femminili. E dimenticare quelle militari. Cercate di restare onesti uomini. Non ci riuscirò. Non ci riuscirò. Ne ho perso la voglia. Voglia. Forza, Palestrione. Va bene. Pensa a come ci siamo comportati. E allora capirai chi è stato giusto e ingiusto con te. Lo so e me ne sono accorto spesso. Mai come oggi, però,
ti daremo motivo di affermare quanto ciò sia vero. Quasi, quasi, sono tentato di tenervi con me. No! No! Ti accuserebbero di essere un fanfarone, uno svergognato. Se ritenessi che tu, come dire, possa tenerci con noi senza subire onta, oltraggio, lo faremmo, te lo diremmo, te lo consiglieremmo, ma non è possibile. E allora andate. Addio. Patiremo tutto quello che ci tocca. Allora mi sa che è meglio se prendiamo coraggio e ce ne andiamo. Prima d'ora. Ho sempre pensato che fossero i peggiori dei miei schiavi, ma adesso mi rendo conto che mi erano fedeli. Sono stato uno stupido a mandarli via. Ehi, la mia padrona ti scongiura di entrare. Vuole te, cerca te, smania nell'attesa, soccorri la tua innamorata. Vado! Andiamogli addosso! Aia! 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 Picchiato! Aia! Basta! Conducetemi questo mascalzone! Portatelo fuori di peso! Guardatelo! Ti prego, permettetelo! È già da un po' che queste tenaglie smaniano dalla voglia di tagliar via i testicoli a questo adultero e li voglio appendere al collo! Come si fa con i sonaglietti ai bambini? Prego, sono morto. Lo dici troppo presto. Prima frustatelo con le vele. Senza pietà. Spezza, sguazza, rompi, distruggi, distruggi, rompi, spezza, sguazza. Come hai osato mettere le mani addosso alla moglie di un altro? Io non sono andato io, è lei che è venuta da me. E tu? Hai avuto il coraggio di andarci, bastonalo. No, ti prego, ascoltami, ascoltami. Posso cominciare a squartarlo? No, 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 ascoltami, ti prego! Parla finché sei intero. Io pensavo che fosse vedova. Nipotino di Venere, giura che se ti lasciamo andare via vivo non te la prenderai con nessuno per le bastonate che hai ricevuto oggi e per quelle che prenderai ancora. Va bene, non farò torto a nessuno per le mie colpe. Ho subito abbastanza se me ne vado con i miei testimoni. Mi è andata pure bene. E se non manterrai la promessa? Io posso andarmene senza i miei testimoni. E allora, dacci una mina d'oro e ti lasciamo andare. Altrimenti, di qui non te ne vai con i tuoi testimoni sani. Va bene, la darò. Liberatelo. Ma se non venire ti sorprenderò ancora. Di pure addio ai tuoi testi. Moni? Moni. Va bene, non ho nulla da ridire. Ti raccomando, è già partita? Da un bel pezzo ormai. Da un bel pezzo ormai. Da un bel pezzo, da un bel pezzo, da un bel pezzo ormai. Povero me. Mi pregheresti a maggior ragione, mi pregheresti a maggior ragione. Se sapessi quello che ho, io! Quell'individuo, con la venda sull'occhio, non era un marinaio! E chi allora? L'innamorato era di Filocomasia! E poi come fate a saperlo? Oh, ma perché appena usciti dalle porte della città non la smettevano più di baciarsi? E abbracciarsi! Oh, povero me! Mi hanno gabbato! Ma me lo merito! Applaudite! Thank you.
sguardi davanti, le sguardi davanti. Perché sono le più fitte. Villa! Grazie ragazzi.